Voglio l'orso polare, voglio i doni di tutti i bambini e inizierò a rubare i vostri. Vuole rubare i nostri regali, Evil Santa! C'è Claudia, stai piangendo! Poi i miei regali, anche se ce li ho, però Evil Santa mi vuole rubare. Evil Santa vuole rubare i nostri regali. Claudia, perfetto, prima il Grinch e adesso Evil Santa. Tutti quanti vogliono rubare i nostri regali di Natale, Vitto Family. Come facciamo a sconfiggere Evil Santa? Ci deve essere un modo. Insomma, lui è uguale a Babbo Natale, solo che però è cattivo. Quindi vuol dire che gli piacciono tutte quante le cose che piacciono a Babbo Natale. E cos'è che piace a Babbo Natale? Così possiamo attirarlo e catturarlo. Forse è latte e biscotti. Giusto, Vitto Family, a Babbo Natale piacciono i latte e biscotti. Quindi se noi prepariamo adesso il latte e biscotti e lo mettiamo su un tavolino così, Babbo Natale verrà lì, li prenderà e noi lo possiamo catturare. Con una coperta. Esatto. Vitto Family, oggi cattureremo Evil Santa. Quindi per prima cosa cattureremo, perché la Vitto Family siamo Vittorio e Claudia. Allora io preparo latte e biscotti, invece tu lo catturi. Ma perché devo catturarlo io? Posso preparare io il latte? Va bene, ok, prepara il latte e biscotti. Andiamo. Tanto dopo lo farò catturare a Claudia, Evil Santa. No, 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 no. Ti butto nell'albero. No. Anzi, ti butto giù dal balcone. No, ok. Va bene, lo catturerò io, Evil Santa, Vittorio, perché sono il più coraggioso cavaliere cattura Babbo Natale che esista nel mondo. Così possiamo catturarlo, così lui non vede più niente, però è anche un nastro e poi il Natale sarà salvo. Ok, troviamo, prendi la coperta e catturiamo Evil Santa. Ma mi sa che si vedono belle in vista i regali. Sai, Vittorio? I regali si vedono un po', ma adesso li nascondo. Li nascondo così. Ecco, così i regali non si vedono più. E se Babbo Natale si avvicina, ci sono anche le mie ciabatte super puzzolenti. Allora, uno deve stare in cameretta, l'altro deve stare nell'altra stanza. Perciò la Vitto Family non sta mai da solo. Se no poi si cattura, poi cattura l'altro e siamo fritti. Perciò andiamo sempre insieme, Vittorio, dai. Ok, andiamo insieme. La prima regola è mai stare da soli, perché se si sta da soli Evil Santa potrebbe venire e ci cattura. Però... ma se... Vittorio, sai una cosa? Cosa? Che uno deve stare per forza qua, sennò Evil Santa cattura i regali. Hai ragione, qualcuno deve rimanere qui a sorvegliare i regali. Ebbene, lo farò io. Ma io ho paura. E allora lo faremo fare a un'altra persona, o meglio, animale. Vera! Perché lei graffia? Perché lei graffia? Perché lei graffia e ti ha graffiato anche a te. Lo so, Vera degli artigli, infatti mi ha graffiato anche qui. Vera, dove sei? Farai la guardia ai regali. Ma se andiamo a prendere a Vera i regali, comunque stanno da soli. Non fa niente, è un problema di Vera. Troviamo Vera. Se la chiamavo direttamente da qua, così Evil Santa non catturerà nessun regalo. Vera, vieni qui, vieni qui. Ciao ragazzi, cosa devo fare? Vera, devi fare la guardia ai regali. Vai a fare la guardia ai regali. D'accordo, la farò da qui. Ok, Vera. Il balcone è ben chiuso. Vera, vieni, vai a fare la guardia ai regali. Vai, falla andare qua. Vai a fare la guardia, Vera. Va a fare la guardia. Sì, guarderò i regali, ciao. Vieni Claudia, andiamo a prendere latte e biscotti per Evil Santa. Però facciamo silenzio, Evil Santa potrebbe essere in giro. Senti dei passi. Cosa hai detto? Mangi i peperoncini. Devo mangiare i peperoncini? Esatto. No, non li mangio i peperoncini, sono troppo piccanti. Iniziamo da quello più grande di tutti. Li mangi tu i peperoncini? No, io mangio i biredi. I biredi? Eccoci qua, latte e biscotti per il caro vecchio babbo. Allora, questo qui è il latte, eccolo. Caffè.
Che è? Che schifo il caffè. Eccole qua, ho trovato i biscotti. Sono carote. Sono buone. Oh, Vittorio, non sanno affatto bene latte e carote. Sono buonissimi latte e carote. Dico bene, Vitto Family, che latte e carote sono squisiti. Fanno schifo. Ma allora, dobbiamo cercare i biscotti che stanno qui, da queste parti. Questo è un biscotto? No. E il pane. Che schifo! Cioè, Claudia quando starnutisce fa tra la tosse e lo starnuto, fa così. Allora, latte e biscotti. Eccoli i biscotti! Li ho trovati! Claudia. Nel frattempo anche Claudia ne approfitta per mangiare. Ma è rotta da Vittorio. Ti ho rotto i biscotti. Com'è? Posso averne un pochettino, Claudia, per favore? Poco, pochissimo, posso averlo? Prendilo tu. Allora, prepariamo il piatto di latte e biscotti per il caro vecchio Evil Santa. Bisogna aprire questi biscotti. Idea! Mamma mia, ne vorrei uno. Ne voglio uno, ne posso mangiare uno? No. Ma... dai, ne voglio uno solo! Va bene. E anche questo. Sono buonissimi! Non ne ho! Ora il latte. Ora il latte. Il bicchiere di latte per Evil Santa. Mamma mia, quanto è buono. Perfetto, adesso l'esca per Evil Santa è pronta. Ma questo lo devi mangiare tu, eh. Dove lo mettiamo adesso il latte e i biscotti, Claudia? Lo dobbiamo mettere vicino all'albero di Natale, no? Aspetta. Che? Ma Vera si è andata dalla camera. Oh, i regali! Dobbiamo controllare i regali! Allora, io porto il latte e tu porti i biscotti. Perfetto, andiamo. Vittorio. Che? Non è per te. È per me. Vittorio, è per Evil Santa. No, l'ho fatto uscire. Vai. Porta il latte e i biscotti, Evil Santa. Ci sono i regali? Sì, ancora sì. Ecco, fa l'albero di Natale. E ora c'è. Dobbiamo fare l'esca dietro la porta. Prendiamo la coperta e poi lo catturiamo. Esatto. Allora, latte e biscotti sono qui e l'albero di Natale è qui. Ma è tutto quanto a posto. Adesso dobbiamo soltanto... Adesso no, dobbiamo soltanto contattare Evil Santa e dirgli che abbiamo preparato per lui un delizioso spuntino a base di latte e biscotti che a Evil Santa piace tanto. Credi che ruberà prima i regali o mangerà? Questa è una domanda intelligente. Non lo so. Credo che comunque prenderà prima il latte e biscotti, no? E poi dopo prenderà i regali e se ne andrà. Claudia, tutto a posto? Servo la coperta per catturarlo. Sì, la coperta ce l'ho qui. Eccola qua. La coperta. Eccola, tieni. La coperta per Evil Santa. Con questo lo cattureremo. Esatto. E ora è il momento. Manda il messaggio. Manda il messaggio da dietro alla porta. Dov'è il cellulare, Claudia? Non lo so. Come non lo sai? Che? Che c'è, Claudia? Vittorio, non è per te! No, è irresistibile! Hai ragione, mi devo concentrare. Il cellulare sta di là. Cellulare! Eccolo, l'ho trovato! Chi è che ci parla? Eh? Ci parli tu o ci parlo io? Ci parli tu. Ok. Ciao Evil Santa, Babbo Natale cattivo. Allora siamo sempre io, Vittorio e Claudia. Claudia, sento dei rumori!
Babbo Natale cattivo! Claudia, dove sei? Ti faccio una puzzetta. Volete diventare anche voi dei veri e propri membri della Pizzo Family? Dovete avere assolutamente le magliette ufficiali! Per avere la maglietta ufficiale della Pizzo Family con l'autografo di Vittorio, ovvero il mio, basta andare su vittorioloffredo.it e la maglietta ufficiale arriverà dritta dritta a casa vostra e diventerete dei veri e propri membri della Pizzo Family! Vittorioloffredo.it, vi aspetto lì, ciao!